Abbiamo con noi il dottor Dario Pescatore, la dottoressa Paola Radicioni, freschi freschi, reduci della prova del cuoco. Com'è andata? Raccontateci. Allora, quello del cuoco è andata bene, nel senso che erano uno contro l'altro, quindi la famiglia, per suo solito, ha vinto comunque sia. Primo o secondo premio non ha importanza, però ha vinto. L'importante era partecipare. In questo caso partecipare equivale a vincere, ma va bene lo stesso, insomma, praticamente. Dottoressa? È stato un gioco, è stato solamente un gioco e ci siamo tanto divertiti, siamo stati accolti molto 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 bene e divertirsi, sa cosa significa quando uno diventa grande? Trovare un modo per ritrovare un momento di serenità e di gioia diverso da quella che è la quotidianità. Ci siamo divertiti tanto. Con quale piatto? Io ho aiutato a fare dei ravioli con un pesto a base di, noi le chiamiamo le cipe di rapa, le cime di rapa, loro le chiamano in un altro modo perché comunque con le cime di rapa, olio, sale, pepe, noci, tutto ben frullato, eccetera. Io ho fatto la pasta. Ho fatto la pasta e ho chiuso i ravioli. E poi è stata cucinata dal cuoco che io accompagnavo come sguattero, aiuto cucina o così, una bella spigola fatta al forno, accompagnata della pasta sfoglia fritta che era croccante, che io ho girato e rigirato, e una marmellata di pomodori verdi. E devo dire che la pietanza, cioè, aveva un gran buon odore, era buonissima, bella da vedere e io mi sono divertita da morire. Poi l'avete assaggiata questi cibi? No, il cibo, i piatti venivano assaggiati soltanto, come avete visto in televisione oggi, dalla signora Moroni, Anna Moroni, che ha assaggiato i cibi e, come voi sapete, ho vinto io. Modesta. No, io sono stato un po' sfortunato perché ho lavorato molto bene, ho affittato una fontina che alla fine non è mai stata affittata così. Ho affittato del porro, che mi hanno spiegato da che parte si affittava il porro. Io non sapevo sinceramente da che parte cominciare, però mi hanno spiegato cos'è il porro, come si affetta, poi sono partito alla grande ovviamente. Ma abbiamo perso sullo strudel salato, che non è stato apprezzato giustamente, con giusto rispetto, dalla giuria, e quindi abbiamo perso purtroppo. E cioè la squadra del pomodoro ha perso, mentre la squadra Il del peperone pepe. verde ha vinto. Ma come ci siete arrivati alla prova del cuoco? Allora, io avevo una grandissima curiosità, sapere come si lavora nel mondo dello spettacolo, sapere come ti truccano, come ti vestono, come ti pettinano, cosa succede dietro le quinte, cosa si combina per creare uno spettacolo, la curiosità della ricerca di sapere cos'è uno spettacolo. Televisivo. Televisivo ovviamente o cinematografico. È una curiosità che mi accompagnava da tanto tempo. Un giorno guardando verso l'1 e un quarto così la prova del cuoco perché tornando a casa queste cose si fanno mentre stai in cucina, e ho visto sottotitoli e si chiedeva la partecipazione, numero di telefono, telefonata, un piccolo provino shock, poi dimenticata la cosa, completamente dimenticata. E invece martedì, no, lunedì scorso, prima di oggi, praticamente ci hanno detto venite a fare questa trasmissione. Siamo rimasti un attimo perplessi e poi abbiamo esaminato i nostri impegni e perché no? E devo dire che ho scoperto quanta professionalità c'è dietro questi spettacoli. Cioè lo spettacolo può apparire sciocco. Non perché questo sia Semplice. sciocco, ma ecco, può sembrare semplice, può sembrare qualcosa di rudimentale addirittura alcune volte. Non parlo specificatamente della prova del cuoco, parlo di tutti gli spettacoli che noi vediamo. Ma dietro c'è una professionalità, la costumista, il truccatore, il parrucchiere, quello che poi a Roma si ha la sensazione che siano tutti quanti au, Ma che sta a ai, fare? au, Ma ai, au. che te mangi stasera? Nel momento in cui uno si muove, ti arriva una persona mai vista che, attenzione, no, qui bisogna fare così, qui bisogna fare il microfono che ti arriva tarato, sistemato, organizzato, l'altra cosa che è già pronta lì. Cioè, in mezzo, diciamo, ad un'apparente grossa superficialità, se vogliamo,
E poi c'è invece una professionalità enorme che io forse non riesco a esprimere con le parole, in quanto è più che altro un viverla, è un sentirla, è un percepire, è un qualcosa che uno avverte e di cui si rende Ma conto, insomma. soprattutto, direi che la più importante è anche il lavoro di redazione che c'è dietro queste trasmissioni. Cioè, il costumista, il parrucchiere, il truccatore sono importantissimi e arrivano al momento giusto, ma c'è un lavoro di redazione alle spalle, per cui c'è una ricerca della persona, ricerca del personaggio, ricerca di informazioni sulla persona, per cui vogliono sapere tutto di tutto e costruiscono quindi dei settori della vita di una persona che devono mostrare in televisione. E la sezionano per poter prendere il meglio, o quello magari più caratteristico, ma che comunque c'è un grosso lavoro alle spalle, che di cui ovviamente noi non ci rendiamo conto. Il momento forse della televisione è un decimo, un centesimo di quello che veramente c'è alle spalle per arrivare a fare quei 5-10 minuti di televisione, veramente. Molto bene. E io però voglio dire un'altra cosa, e questo va a discapito di tutte quelle trasmissioni che non valgono assolutamente nulla, visto che c'è tanta gente che è professionalmente valida in tanti tanti settori, cerchiamo proprio di tirar fuori qualcosa di buono per tutti e non solo le cavolate.